Pensando appunto a questo profumo Invisible, ho usato delle note leggermente talcate, fiorite, delle note di violetta, delle note che parlano molto del mondo della donna, accostate per contrasto a una fragranza, una nota invece bella, profonda, molto visibile, che è quella dello smalto, una nota rarissima, con dei sentori di albicocca, di frutta, con un finale sorprendente di tabacco. Invisible, come tutti i profumi, alla fine nascono nell'invisibile, no? E si compone anche il profumo nell'invisibile, perché è un pochino comporre un profumo è come comporre una canzone, un pezzo di musica. Si sente, ma poi non rimane niente. Rimane alla fine uno spartito che è la nostra formula, e questo è ciò che resta di un profumo.